Non so quanti di voi si ricordano di cosa abbiamo parlato la settimana scorsa. Chi si ricorda il titolo? Dai, facciamo una mezza moderazione. Fantastico, bancomat o carta di credito? Abbiamo parlato di pagare, del bisogno di pagare il prezzo e abbiamo visto che tutto ha un prezzo. Il problema è che a volte lo paghiamo immediatamente come con il bancomat e tante altre volte semplicemente ritardiamo il pagamento di quella cosa pagando non solo il prezzo ma pagando poi la conseguenza del non aver scelto velocemente e quindi paghiamo le famose commissioni della carta di credito, se vi ricordate. E io voglio ripartire esattamente da dove abbiamo chiuso e se vi ricordate abbiamo chiuso, abbiamo proprio così buttato lì un passaggio dalla Bibbia e poi abbiamo chiuso che era Proverbi capitolo 4 il verso 23 e vi chiedo di aprire e ricominceremo da lì. Quindi Proverbi 4 verso 23. Dice così: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Se Dio ha riempito i tuoi polmoni di ossigeno, se tu respiri, è perché Dio non vuole per te che tu possa boccheggiare un po' d'aria, ma Dio ha previsto che noi possiamo vivere davvero una vita piena, un'esistenza soddisfacente. Solo che quando ci manca l'aria, guarda il coronavirus, cioè il coronavirus cos'è? Problemi respiratori, manca l'aria, ti viene da morire e quindi tutti corriamo ai ripari, siamo tutti preoccupati, siamo tutti distanziati, qui messi ad un metro di distanza, stiamo tenendo le mascherine per proteggere le nostre vie respiratorie, per far sì che non ci ammaliamo, no? Ma quante volte noi boccheggiamo nel nostro spirito, boccheggiamo, non respiriamo nelle nostre emozioni, nei nostri sentimenti e nessuno corre ai ripari. È proprio di questo quello che voglio parlare, perché la Bibbia ci ha dato una responsabilità, ci dà tante responsabilità, ma in questo momento voglio parlare di una responsabilità che arriva dalla lettera ai Tessalonicesi, prima lettera ai Tessalonicesi 5:23, e dice così: ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Cos'è che stai dicendo? Cos'è che dobbiamo conservare irreprensibile? Cosa vuol dire irreprensibile? Qualcosa che non ha difetto, qualcosa che è sana. E la Bibbia ci dà un monito molto importante. Tu fino alla fine dei tuoi giorni devi lavorare, devi conservare in maniera irreprensibile, cioè per quanto sta a te, devi fare in modo che il tuo corpo, la tua anima e il tuo spirito non abbiano difetti. Irreprensibile, non c'è nulla da dire, è proprio ineccepibile. Ma qual è il problema? Che molti di noi ci concentriamo a volte, alcuni neanche quello, ci concentriamo a mantenere irreprensibile il nostro corpo, e che è una cosa buona. Ma la Bibbia dice di conservare anche in maniera irreprensibile, di prenderci cura, così come lo facciamo del nostro corpo, di prenderci cura della nostra anima e del nostro spirito. Ora, parliamo di queste tre cose. Cos'è il corpo? Il corpo l'ho voluto definire come lo scrigno che tiene l'anima e lo spirito. Il corpo è quello che noi vediamo, il corpo, noi diamo molta importanza al corpo perché è visibile, ma noi abbiamo dimenticato una cosa, che quello che il corpo contiene è molto più importante del corpo stesso. È come se io avessi qui uno scrigno con un anello dentro e mi prendessi cura soltanto dello scrigno stesso, dimenticando che è importante prendersi cura non solo dello scrigno, perché lo scrigno, se ti prendi cura dello scrigno, quindi di questo contenitore che terrà dentro il tuo gioiello, se ti prendi cura di quello, automaticamente ti stai anche prendendo cura di quello che c'è dentro. Ma molte volte noi ci concentriamo solo su una cosa a danno di un'altra. A volte siamo soltanto fisici, andiamo solo in palestra e poi non lavoriamo le nostre emozioni.
A volte non lo so, siamo emotivi, ma non lavoriamo la nostra capacità di la nostra spiritualità e c'è un disequilibrio. E quando tu hai un disequilibrio in un'area della tua vita, questo disequilibrio si amplificherà nelle altre aree rimanenti. Quindi quando noi abbiamo un disequilibrio nell'anima, nel corpo e nello spirito, tutte e tre soffriranno. Ed è proprio per questo che la Bibbia dovrà dirci: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa. Parliamo adesso, ritorniamo qui, il corpo. Il corpo, quindi, abbiamo detto che custodisce l'anima e lo spirito, giusto? Come si fa a custodire il proprio corpo? Semplice, mangiando bene, non avendo dei ritmi frenetici, dormendo bene di notte, facendo periodicamente attività sportiva e non soltanto da giugno ad agosto prima di andare in ferie, cercando di lavarsi, lavandosi, curandosi, prendendosi cura del proprio aspetto, non trascurandosi, avendo sempre i capelli belli puliti, le ascelle pulite, avendo un buon alito. Questo è prendersi cura del proprio corpo, perché quando noi sentiamo puzzare qualcuno, diciamo, è trascurato. Vuol dire non si sta prendendo abbastanza cura del proprio corpo. Poi oggi, grazie a Dio, ci sono anche tutti i rimedi per qualsiasi cosa, sudore acido, qualsiasi cosa, vai in farmacia, c'è una soluzione per te, ma prenditi cura del tuo corpo, perché la Bibbia insegna questo. Amen. Poi abbiamo lo spirito. Cos'è lo spirito? È la parte della persona che comunica con, è la parte extrasensoriale del nostro corpo. Quella che comunica con cose che non vediamo e che non sentiamo, è la nostra capacità di comunicare con il sovrannaturale, al di là che sia Dio o no, ma è la capacità di andare oltre quello che tocchi e oltre quello che vedi. Amen. E poi c'è la nostra anima, la sede dei nostri affetti, la sede dei nostri desideri, la sede delle nostre emozioni, della nostra volontà, la sede dei nostri ricordi, dove immagazziniamo tutta l'affettività positiva e negativa. E andiamo alla Bibbia: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. La Bibbia dice: custodisci più di ogni altra cosa la sede della tua anima. E molte volte noi, se abbiamo una febbre, corriamo ai ripari, ma se abbiamo una mancanza nel cuore non sappiamo da dove iniziare. Ma la Bibbia dice: custodisci il tuo cuore, perché se tu non proteggi il tuo cuore, l'opera mia attraverso di te sarà bloccata. Perché dice: poiché da esso arriva la vita, cioè la mia vita investe la tua vita e da esso scorre nella vita degli altri, attraverso il nostro cuore. Ed è proprio per questo che noi dobbiamo imparare ad essere guardiani del nostro cuore. Noi non dovremmo permettere nella nostra vita nulla di ciò che compromette il nostro cuore, di ciò che compromette la nostra comunione con Dio e ciò che compromette la nostra crescita. Amen. Sapete in che modo noi, e già questo ho accennato la settimana scorsa, sapete in che modo noi siamo guardiani del nostro corpo? Controllando i nostri sensi, controllando ciò che guardiamo, controllando ciò che pensiamo, controllando ciò che tocchiamo, controllando ciò che diciamo, controllando ciò che leggiamo, controllando ciò che ascoltiamo. Ti faccio un esempio. Se noi permettiamo ai nostri occhi di vedere costantemente scene violente, e noi permettiamo ai nostri occhi di vedere ogni giorno film violenti, video su YouTube violenti, il nostro cuore si ammalerà. Avremo, se soprattutto noi avremo paura e continueremo a guardare quelle cose, il nostro cuore si distruggerà. E questo è proprio per questo che Dio dà a noi la responsabilità di essere guardiani del nostro corpo. Troppo spesso ho visto credenti, cristiani, dire: la responsabilità è di Dio, custodisci tu il tuo cuore. Io farò la mia parte, quando tu farai la tua parte, custodisci tu, è responsabilità tua, non spetta tutto a me. E adesso vengo e mi spiego. Molte volte noi viviamo relazioni malate, emozioni malate, e attendiamo che Dio faccia qualcosa. Dio, perché hai permesso questo nella mia vita? Perché hai permesso che questa persona fosse nella mia vita? Custodisci tu
il tuo cuore più di ogni altra cosa. Io non abuserò il tuo libero arbitrio, io non abuserò le tue scelte, ma ti dico fermamente una cosa: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa. E voglio dirti una cosa, la Bibbia non dice, oh mi raccomando ricordatevi di respirare, perché ci viene automatico farlo e non abbiamo bisogno che qualcuno ci incoraggi a respirare. Ma ho imparato una cosa, che tutte le volte che la Bibbia mette un accento su qualcosa è perché, anche se per noi pensiamo sia automatico, che ci venga automatico custodire il nostro cuore, vuol dire che non è così, perché altrimenti la Bibbia non avrebbe detto ricordati di custodire il tuo cuore più di ogni altra cosa. Così come nella Bibbia non c'è scritto ricordati di respirare, se c'è scritto custodisci il tuo cuore vuol dire che per noi non è automatico custodire il nostro cuore, e dobbiamo fare attenzione, perché molte volte la sorgente della nostra vita è compromessa da quello che il nostro cuore vive e dal fatto che noi non riusciamo a gestire e a proteggere il nostro cuore. Amen. Esempio: se arriva un pensiero di antipatia verso una persona, cosa facciamo? Se noi siamo lì alimentando e mettendo pensieri negativi a un pensiero negativo, noi distruggeremo il nostro cuore. E lo so che molti dicono, vabbè, ma la verità è che tutto ciò che Dio dice, tutto ciò che la Bibbia ci insegna di non fare, è perché quello potrà, ha il potere di compromettere lo stato della nostra vita, lo stato del nostro cuore e lo stato di quello che noi possiamo realizzare per Lui sulla terra. Amen. Quindi se la Bibbia per esempio ci mette in guardia dai cattivi pensieri, è perché i cattivi pensieri nel tempo distruggono la fonte della tua vita, che è il tuo cuore. Amen. Se per esempio, se noi ascoltiamo ogni giorno persone che dicono di non credere, e quello che ascoltiamo di più è io non credo, io non credo, io non credo, io non credo, alla fine cosa il tuo cuore dirà? Io non credo. Se noi ascoltiamo persone che si lamentano tutto il giorno della Chiesa, sapete cosa produrrà il nostro cuore? Una sfiducia nei confronti della Chiesa, e questo ammalerà il tuo cuore. Amen. E sta a noi mettere dei paletti, i famosi paletti del fin qui e non oltre. Cioè siamo noi che permettiamo alle persone, quanto spazio gli diamo attraverso quello che sentiamo da loro, attraverso quello che fanno alla nostra vita. Amen. Ci siete? Siete con me? Sapete, tutte queste cose sono mezzi che possono distruggere letteralmente il nostro cuore, e noi non possiamo essere ingenui. Sapete cosa dice Proverbi 22:3? Uno dei passaggi, uno dei versetti che amo di Proverbi. L'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze. Quante volte siamo ingenui come cristiani? Perché pensiamo che dobbiamo subire qualsiasi cosa, perché pensiamo che siccome siamo cristiani dobbiamo essere buoni. Ricordati che noi dobbiamo essere buoni, ma non dobbiamo essere buonisti. Ricordati che avere un cuore troppo morbido non è la volontà di Dio, perché Dio ha un cuore morbido, ma non ha un cuore troppo morbido. Noi dobbiamo avere un cuore equilibrato in quello che Dio vuole per noi. Il di più, dice la Bibbia, viene dal maligno. La troppa bontà e buonismo viene dal maligno. La troppa ingenuità non è buono, ti fa vivere in un'apparenza cristiana vivendo conseguenze di quello che Dio non ti ha detto. Cos'è che dice la Bibbia? L'uomo accorto vede venire il male e si nasconde. Quindi quando noi vediamo arrivare il male nella nostra vita, possiamo decidere due cose: rimanere, perché pensiamo che Dio debba fare per noi qualcosa e quindi noi rimaniamo lì, o possiamo scegliere di non subire le conseguenze di determinate cose. Ed è fantastico, perché la Bibbia non solo ti dà delle istruzioni, ma ti dice poiché da esso, cioè ti dà anche la motivazione, perché se tu comprometti la sorgente, il potenziale che io ho scelto per fare uscire acqua viva da te, tutto il resto sarà veramente compromesso. E voglio esaminare con voi quello che già ormai tutti conosciamo. Quali sono le 5 macro ferite del cuore? Tutti noi
abbiamo già studiato questo, ma facciamo un ripasso veloce, magari per chi non le conosce. Quali sono le cinque macro ferite del cuore? Pastore Diana, sono qui, fiera di me, sicuro. Sono un'ottima discepola, oggi parliamo di ferite del cuore. Quali sono le cinque macro ferite del cuore? Uno, il rifiuto. Cos'è il rifiuto? Una persona che si sente costantemente rifiutata, una persona che ha subito una ferita gigante di rifiuto, qualcuno importante nella tua vita ti ha rifiutato, e anche se le persone non ti stanno rifiutando, ti senti costantemente rifiutato. E cos'è che fai? La tua reazione è quella di fuggire dalle circostanze. Ho conosciuto tantissime persone che per non provare l'ebbrezza del rifiuto scappano e accampano scuse. Questo è un cuore ferito, la cui sorgente è compromessa. Amen. Seconda ferita, abbandono. L'abbandono, una persona lasciata da un'altra che per sopravvivere a questo vuoto lasciato da questa persona si attaccherà morbosamente a cose o persone per non sentire quel vuoto e quella solitudine che è profondamente nel proprio cuore. Terza ferita, l'umiliazione. L'umiliazione è quando tu sei sminuito e non sei valorizzato per quello che davvero sei. Quindi l'umiliazione ti porta poi a mettere delle corazze e a trasformarti in una persona quasi anaffettiva, masochista, dura con se stessa. Quarta ferita, il tradimento. Il tradimento è quando qualcuno che ha preso un impegno con te non l'ha mantenuto e quindi sei stato tradito. Ti senti tradito, al di là che sia tuo marito o no, può essere pure un tradimento di altra natura. E quando noi viviamo, siamo stati feriti, noi diventiamo persone che sfiduciate, che non si fidano più degli altri e devono avere il controllo sopra tutto e sopra ogni cosa, perché non riusciamo più a dare fiducia agli altri. E l'ultima ferita è l'ingiustizia. L'ingiustizia è quando noi viviamo, non abbiamo ricevuto i giusti meriti, la giusta gratificazione per quello che abbiamo fatto, non abbiamo ricevuto i giusti apprezzamenti che pensavamo di meritare e che c'erano dovuti. Quando noi abbiamo una ferita di ingiustizia, noi diventiamo perfezionisti, cioè persone che sanno che per avere l'affetto di qualcuno non devono sbagliare mai, altrimenti l'affetto sarà compromesso. Ora voglio dirti questo: se il tuo cuore è in uno di questo stato, vuol dire che il tuo cuore in qualche modo, con una ferita, con tutte le ferite, con tre ferite, il tuo cuore è bucato, e vuol dire che la sorgente d'acqua che è dentro di te è compromessa. Tendenzialmente sentirai, poi nello specifico si possono dire tante cose, ma sarai, se ti senti profondamente frustrato da qualche parte, senti sempre come se qualcuno riempisse, come se tu cerchi appagamento in qualcosa, in qualcuno, a volte anche in Dio, ma non ti senti mai totalmente pieno, totalmente appagato. Ed è molto triste quando questo lo viviamo anche da cristiani, cioè a volte pensiamo che neanche Dio sia abbastanza. Se Dio è Dio, e Dio è Dio, ed è il creatore dell'intero universo, pensi davvero che lui non sia in grado di tappare un buco nel tuo cuore? Ma custodisci tu il tuo cuore. E se il tuo cuore è stato ferito, tu puoi lavorare per guarire il tuo cuore. Cosa possiamo fare se il nostro cuore è bucato? La prima cosa che dobbiamo fare è gridare a Dio con tutto il cuore, davvero. Riconoscere, non fare i gradassi e non fare "io non ho bisogno di nessuno", e neanche quelli di dire "no, perché Gesù sulla croce ha portato". Io, per me la razza più pericolosa sono i credenti meccanici, quelli che sanno a memoria tutti i versetti della Bibbia e non capiscono completamente il significato di neanche una frase di quello che sanno a memoria. Non so quanti conoscono, tra di noi sicuramente non ce n'è, però non so quanti di voi hanno avuto l'onore di conoscere i famosi bigotti cristiani evangelici, perché noi non vogliamo puntare il dito verso gli altri, vogliamo puntare il dito verso di noi.
Quante volte siamo persone che sanno a memoria tutto, però non hanno capito completamente davvero niente. Io penso che quando noi abbiamo un'esperienza reale con l'amore di Dio, tutta la nostra vita profondamente cambierà. E cambierà, e non cambierà se tu cambi soltanto in alcune cose mentalmente, la tua è una conversione mentale, ma se davvero nel tuo cuore c'è una rivoluzione sovrannaturale che viene dallo Spirito Santo, la tua vita sarà totalmente ribaltata, non secondo misure umane, ma davvero sarà ribaltato per quello che Dio ha per te. Amen. Adesso, come dicevo, bisogna gridare a Dio. Ma se questo non basta, bisogna avere il coraggio di chiedere aiuto alle persone accanto. Bisogna essere sinceri nel dire: io da solo non riesco, io da sola non riesco ad affrontare queste cose. E bisogna essere sinceri nel dire: cuore ferito, sensazioni malate. Se hai il cuore ferito, non puoi fidarti delle tue sensazioni, perché le tue sensazioni sono distorte da quello che il tuo cuore ha subito, e molte volte le tue sensazioni sono assolutamente malate, e molte volte noi continuiamo a fare danni e continuiamo a distruggere il nostro cuore perché ci blocchiamo nel dire, magari ci confrontiamo con gli altri, abbiamo delle reazioni spropositate e non comprendiamo che stiamo avendo una reazione spropositata perché il nostro cuore è malato. Vediamo sempre la malattia negli altri. Ma la Bibbia non dice di prendere su di te la responsabilità dell'altro. La Bibbia dice: custodisci tu il tuo cuore. Non dice custodisci il cuore di tuo marito, non dice custodisci il cuore di tuo figlio, non dice custodisci il cuore del tuo vicino di casa. Custodisci il tuo cuore, perché tu hai la responsabilità se produrrai acqua viva oppure no. Amen. Siete con me? Ora, come faccio a custodire il mio cuore? Poniamo il caso che abbiamo un cuore malato, abbiamo già detto che per guarirlo sicuramente molta sincerità con Dio e anche avere il coraggio di farsi aiutare dalle persone, perché ricordiamoci che il ferro forbisce, così l'uomo fa con un altro uomo. Cioè l'idea è: siamo tutti nella stessa lacrima, siamo tutti mancanti in qualcosa, però magari io già sono forte in quell'area in cui tu sei debole, io posso aiutare te, e può capitare che nel momento in cui ci sarà un cambio, un rovescio della medaglia, tu potrai aiutare me nelle aree in cui tu sei forte. Amen. Ma non è questo il punto dove voglio fermarmi. Io voglio arrivare a come faccio a proteggere il mio cuore oggi. Ho già imparato le 5 ferite, ho già fatto il ritiro start, ho già guarito il mio cuore 1000 volte. Come faccio a fermare, a proteggere il mio cuore oggi, visto che questa è la responsabilità che Dio mi sta dando? Noi dobbiamo, come dicevo prima, e ribadisco questo concetto, imparare a mettere un famoso limite alle persone malate. Non so se qualcuno mi sta chiamando. Pronto? Sì, salve. Sì, allora le passo qualcuno del servizio d'ordine. Ok, il livello della diretta, che continuo a chiamare. Squillava pure l'iPad, quindi o rispondevo o non vedevo più gli appunti. Quindi dovevo farlo. Ok, torniamo a noi. Siamo in famiglia anche questo. Ok, torniamo a noi. Quindi stavo dicendo di mettere un ostacolo, un fin qui e non oltre, alle persone malate che ci girano attorno, cercando di frequentare di più persone sane. Il problema è che molte volte questa gente malata è proprio dentro il nostro nucleo familiare. E quindi non è che tu dici, cioè, o uccido lui o vado via di casa io. Tante volte è veramente così, ma cerchiamo di capire quali sono i consigli che arrivano dalla parola di Dio. Una delle cose che, ed è proprio lì dove voglio focalizzarmi, una delle cose che noi non attenzioniamo, sapete cosa sono? Le nostre emozioni negative. Molte volte
Noi abbiamo milioni di campanelli prima che la situazione diventi degeneri di tutto punto. E sapete quali sono proprio queste? Sono proprio le emozioni negative. Ora, quali sono le emozioni negative? Innanzitutto dobbiamo sapere che le emozioni negative sono state create da Dio. Non dobbiamo pensare che le emozioni positive Dio le ha create e le emozioni negative arrivano dal diavolo. No, sbagliato. Le emozioni negative arrivano da Dio. Perché? Vi faccio un esempio. Se tu sei in macchina e ti si accende la spia della benzina, tu non sei ancora rimasto a piedi, ma ti sta dicendo: attenzione che se non fai rifornimento entro un tot di chilometri rimarrai a piedi, ok? Se ti si accende e inizia a lampeggiare la spia dell'olio, cosa vuol dire? Che hai già bruciato il motore? No, attenzione che se non metterai l'olio nella macchina fonderai il tuo motore. Stessa cosa fanno le emozioni negative nella nostra vita. Quando arriva un'emozione negativa nella nostra vita, non è che abbiamo già distrutto tutto, non è che provare un'emozione negativa vuol dire che abbiamo fallito, peccato, eccetera, eccetera, ma vuol dire attenzione che sei esposto ad esplodere fra 3 secondi, 3, 2, 1 a partire da ora. Attenzione che se continui a frequentare questa persona ti, non lo so, ti depotenzierai. Se continui a stare con questo criticone diventerai criticone pure tu. Se continui a stare con una persona che tira soltanto, che tira da te soltanto il peggio, attenzione, ok? Questo è quello che fanno nella nostra vita le emozioni negative che Dio ci ha dato. Quali sono le emozioni negative che Dio ci ha dato? Le principali, quelle che tutte noi conosciamo, perché quello che Dio ci ha dato non devi andarlo a studiare non so dove, ma basta che esamini la tua vita. Dio ha creato così tutto perfettamente che davvero non c'è bisogno di cercare nessuna cosa. Quali sono le emozioni negative che più proviamo? Prima in assoluto la paura. Chi non ha mai provato paura? I bambini la prima emozione negativa che provano cos'è? Paura, vero o no? E quali sono le emozioni? La paura cos'è? L'angoscia e l'ansia affinché possa accadere qualcosa. Quindi se noi lavoriamo per tempo la nostra emozione di paura, allora davvero noi riusciremo a vivere non dominati dalla paura. Avere un'emozione di paura non è peccato, vivere dominati dalla paura diventa peccato e distrugge il nostro cuore. Amen. Ci siete? Posso avere il mio telefono indietro, per favore? Grazie. No, più che altro perché ho un appunto qua. Ok. Ci siamo o no? L'altra emozione negativa che noi proviamo, che tutti abbiamo provato, qual è? La rabbia. Chi non si è mai arrabbiato? Cioè, pure l'uomo più pacifico sulla terra arriva a un punto che... Gulotta, anche Gulotta si arrabbia. Gulotta, vogliamo vederti arrabbiato, perché qua dicono che non ti arrabbi che non sei umano, quindi. Ok, un'altra emozione negativa che noi proviamo è il disgusto. Vero o no? E un'altra emozione negativa che noi proviamo è la depressione, la tristezza. Poi ci sono periodi dell'anno in cui sei triste, altri in cui non lo sei, poi chi lo è quando non c'è il sole. Insomma, la tristezza è qualcosa che in qualche modo tutti noi proviamo. Voglio, adesso che è arrivato il cellulare, voglio leggere con voi Genesi 4, di una persona che se avesse controllato le sue emozioni negative non avrebbe peccato. Caino. La del prete la legge la Bibbia. Allora, Genesi 4, verso 3, guarda cosa dice. Avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Abele, che era suo fratello, offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Noi
buonisti, avremmo detto, ma come si permette Dio a fare discriminazione? Ma Dio non fa discriminazione, neanche odio razziale. Dio è buono e non guarda all'apparenza, ma guarda la motivazione che ci spinge a fare le cose, il perché facciamo le cose, non cosa facciamo, ma perché facciamo le cose che facciamo. Amen. Verso 5, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta, e Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. Ma siccome Dio è buono e ha capito la cosa, al verso 6 dice così: il Signore disse a Caino, perché sei irritato, come se Dio non lo sapesse, e perché hai il volto abbattuto? Perché Dio fa questa domanda a Caino? Perché voleva vedere quanta percezione avesse del suo cuore e quanta percezione avesse, quanto stava sottovalutando le emozioni negative che erano arrivate nella sua vita e quanto le stava elaborando, perché fino a quando tu hai un'emozione negativa non è un peccato. Il problema è quando non la elabori e la lasci sfogare in qualcosa che diventa malato. Guarda cosa dice, verso 7, se agisci bene non rialzerai il volto, ma se agisci male il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Sai cosa vuol dire questo? Che Caino avrebbe, era stato unto da Dio per non uccidere Abele. Caino era stato equipaggiato da Dio per non uccidere Abele. Aveva una via d'uscita, anche se in quel momento lui pensava di aver subito una ferita di ingiustizia e di umiliazione. Non sono stato guardato con favore in qualcosa che pensavo di meritare attenzione da parte di Dio, ferita di ingiustizia, ferita di umiliazione. Perché? Perché Abele è stato osannato, Caino no. Il suo cuore era ferito. Noi diventiamo persone cattive quando il nostro cuore è ferito. Perché la Bibbia dice custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa? Perché da esso provengono, non dice soltanto provengono le sorgenti della vita, quello che ti rende vivo, quello che davvero ti rende vivo è e nasce nel tuo cuore. Se il tuo cuore è minacciato, se il tuo cuore è rotto, se il tuo cuore è distrutto e se il tuo cuore continua a distruggerlo e non proteggerlo, non verrà fuori mai nulla di buono, anche se frequenti la chiesa, anche se conosci tutta la Bibbia meccanicamente a memoria, che non serve a niente. E il diavolo non ha paura della gente che cita meccanicamente la Bibbia. Il diavolo ha paura di gente che mette in pratica la Bibbia, di gente che mette in azione una fede reale, pragmatica, non soltanto teoria. Noi abbiamo bisogno di esempi, che si alzi un popolo che faccia davvero la differenza, che smetta di parlare e inizi a fare sul serio. E non sul serio solo sulle cose in cui non sei ferito, ma inizi a fare sul serio anche nelle cose in cui sei stato ferito. Amen. Sei ancora con me? Ok, quindi se noi guardiamo le nostre emozioni negative e abbiamo dei segnali su cui lavorare, e noi lavoreremo, noi non permetteremo al nostro cuore di essere distrutto. Ti voglio fare degli esempi che ho segnato. Se per esempio, già per riprendere anche un esempio fatto settimana scorsa, se per esempio noi abbiamo paura di andare in aereo, perché abbiamo detto che l'emozione negativa è una delle emozioni negative è la paura, andare in aereo è un limite per te, è un limite per quello che Dio ti ha dato. Quindi assolutamente è una ferita che devi assolutamente guarire. Se invece tu hai paura guardando un film horror, non è una paura, non è un, cioè diventerà un trauma se tu continuerai a guardarlo, perché è una paura che non serve a niente. Quindi non hai bisogno di sfidarla, devi sfidare le paure che compromettono la libertà che Dio ti ha dato, non devi sfidare le libertà che soffocano la libertà che Dio ti ha dato. Perché c'è troppo disequilibrio in questo, si sfidano cose che Dio non ti chiede di sfidare e ci nascondiamo
sotto il letto, in cosa che Dio ti dice: vieni fuori, io ti ho unto per dominare quella cosa e per vincere. Dominalo e affrontalo nel nome di Gesù. Amen. Se noi, per esempio, non lo so, siamo arrabbiati con nostro marito, noi non possiamo evitare il confronto, noi dobbiamo affrontare la persona. Se abbiamo litigato con il nostro capo al lavoro, abbiamo litigato con il nostro life leader, abbiamo litigato con il nostro mentore, noi non possiamo scappare, noi dobbiamo affrontare la cosa dicendo in faccia la verità. La Bibbia dice: ognuno dica al proprio prossimo la verità come ce l'ha nel cuore. Non dice inventandoti, come nel cuore. L'importante è che noi lo facciamo con educazione. Amen. Però se a farti arrabbiare è la Juventus perché ieri sera non ha vinto la partita, puoi tranquillamente spegnere la TV. Non hai bisogno di elaborare la tua emozione negativa. Questo per dire che? Per dire cosa? Che molte volte noi abbiamo un disequilibrio perché non comprendiamo che ci sono delle emozioni negative che fungono da segnale per farci vivere una vita migliore, e tutte le volte che noi le evitiamo, noi facciamo gravi danni al nostro cuore, come faremmo se la nostra macchina segnalasse l'assenza di olio eppure vai avanti. Io ho già fuso un motore della macchina, però la spia non si è accesa. Ho già fuso un motore della macchina esattamente così, però lì la storia è un'altra e assolutamente non è colpa mia. Praticamente aveva i paraoli che perdevano, l'ho portata dal meccanico, mi ha detto che me l'ha sistemata. Piero è testimone di questo, esco dal meccanico, sai, la spia non accende più, i paraoli li hai pagati come se fossero oro o più della macchina. E niente, ti metti in autostrada, vai tranquillamente in aeroporto perché avevo un viaggio, un rumore, fumo in piena autostrada, meno male che c'era a 100 metri l'uscita dell'autostrada, esco, scendo dalla macchina, chiamo Daniela che partiva per la Spagna e dico: Dani, ma tu non è che vai in aeroporto oggi? Sì, stiamo partendo. Guarda, non è che puoi accelerare, puoi anticipare la tua partenza perché sennò rischio di perdere il mio aereo. Dio ha voluto che il mio aereo fosse in ritardo, quindi sia io che Daniela siamo andati, ognuno nella nostra destinazione. Il Signore sia lodato. Questa è una testimonianza. Però è vero, molte volte noi viviamo male perché sottovalutiamo i segnali che arrivano alla nostra vita. E ci sono tre pericoli ricorrenti, almeno tre pericoli, questi sono quelli che mi sono venuti in mente, ci sono almeno tre pericoli ricorrenti delle persone che hanno un cuore ferito e che non vanno avanti. Il primo pericolo è quello che il pastore Giuli chiamerebbe il pericolo della pulce. Cioè, quelle persone, il pastore Giuli racconta sempre una cosa, che quando ci sono due pulci, le pulci si annusano e anche se non si conoscono, si alla fine si ritrovano, ok? E lui dice: puoi essere seduto, non lo so, in un posto di 10.000 posti, puoi essere in un locale con 10.000 posti, si annusano, alla fine questi due si ritrovano, no? Ed è davvero quello che accade. Cioè, cosa vuol dire? Quando noi siamo feriti e abbiamo delle ferite irrisolte, ci ritroveremo a lamentarci, ci ritroveremo con le stesse persone a parlare delle stesse cose senza comprendere che il motivo per cui siamo amareggiati in quella cosa non è tanto quello che è successo, ma il fatto che il mio cuore e il tuo cuore sono feriti, ma tutti e due insieme pulci, vediamo il problema nell'altro, vediamo la nostra infelicità nell'altro e vediamo che sempre, sempre è sempre colpa degli altri. Amen. Quindi, per esempio, le due pulci famose sono quelle che, non lo so, tutti e due hanno avuto, facciamo un esempio col pastore, tutte e due le pulci famose hanno avuto un problema col pastore, si annusano, si ritrovano. Cosa faranno queste due pulci? Si rafforzeranno parlando tutti e due male del pastore, che il problema è il pastore, e nessuno comprenderà che anche se cambierai la chiesa e cambierai il pastore, il tuo problema rimarrà. In un'altra chiesa avrai lo stesso problema con un altro pastore, poi cambierai un'altra chiesa e alla quinta chiesa dirai
che tutti i pastori hanno tutti lo stesso problema, no, ma non dirai che se io ho cambiato 5 chiese e i pastori secondo me hanno tutti lo stesso problema, probabilmente il problema sono io. Amen, non possiamo dire amen. Davvero ragazzi, cioè dovremmo farci tutti un bagno di umiltà nel capire realmente che il problema non è poveretto il pastore, ma il problema è che stiamo compromettendo la vita abbondante che Dio ha per noi. Cioè non è neanche il problema che uno va via da una chiesa e ne cambia un'altra. Sapete, ci sono persone che ciclicamente vengono in chiesa e ciclicamente vanno via e ciclicamente cambiano ogni 6 mesi una con la stessa modalità. Il problema è la chiesa o il problema è la persona? Non dico che non possono esserci problemi nelle chiese, ma assolutamente tutti noi siamo chiamati ad affrontare tutte le cose che creano disagio nella nostra vita piuttosto che scappare, perché se il problema è la persona è risolto, ma se davvero il problema eri tu, vivi ingannato, vivi soffocando la vita che Dio ha per te ed è davvero un peccato. Sei con me? Secondo pericolo, il pericolo dell'autocommiserazione. Povero me, i problemi ce li ho tutti io, nessuno mi capisce, la mia situazione è peggiore di tutti, nessuno può comprendere realmente quello che penso e quello che provo. Vero, magari è una situazione davvero negativa, ma rimanere a piangerti addosso non cambierà la tua situazione, e non dire che la fede non funziona, è la tua testa che non funziona, è il tuo cuore che è compromesso e non stai facendo nulla per guarire, per risolvere il tuo cuore. Amen. Ultimo, ma ce ne sono milioni, il pericolo del non contatto con se stessi. Fa così male che scelgo di sfuggire alle mie profondità e vivo la relazione con me, la relazione con gli altri, in apparente superficialità, ma quella è una vita senza sapore, perché noi siamo stati creati per avere una vita profonda e per avere una vita profondamente intima. Amen. Siete un po' feriti. Siete un po' feriti. Ok, si può custodire davvero il proprio cuore e vivere una vita impedendo alle cose assurde di continuare a distruggere il nostro cuore? Sì. Perché sì? Perché Gesù lo ha fatto. E Gesù lo ha fatto come uomo. Perfetto. Vieni Eli, siediti qua. No, lei lo sa perché. Sto proteggendo il suo cuore in questo momento. Le sue gambe. Ok, Gesù lo ha fatto. Per esempio, prendiamo l'esempio di Gesù, esaminiamo le ferite di Gesù. Secondo voi, la ferita d'abbandono, Gesù l'ha provata? Sì. La ferita di tradimento, Gesù l'ha provata? La ferita di umiliazione, Gesù l'ha provata? La ferita di ingiustizia, Gesù l'ha provata? La ferita di rigetto, Gesù l'ha provata? Sì, Gesù l'ha provata, ma guarda cosa dice Ebrei 4 verso 15. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, perché egli è stato tentato come noi in ogni cosa. In cosa è stato tentato Gesù? In ogni cosa. Le 5 ferite, provate tutte, per esperienza, lui ti può dare una mano d'aiuto in ogni cosa senza commettere peccato. Questo vuol dire che al di là di quello che faranno, noi possiamo scegliere la condizione del nostro cuore, mettendo quel famoso fin qui e non oltre. Ci siete? Voglio parlare ora, questo l'ho letto in un libro, che mi sono piaciute, quindi ne ho preso alcune. Ho preso 6 personalità complicate con cui ci troviamo a contatto di tanto in tanto e che possono ferire il nostro cuore in maniera subdola, cioè in maniera costante ma a piccole dosi, e se non siamo svegli, cioè se non ci proteggiamo,
davvero e, non, e reagiamo per esempio per istinto, per malosità, e noi gli limitiamo l'accesso nel nostro cuore e nella nostra intimità, rischieranno davvero di distruggere la proprietà del nostro cuore. Perché il nostro cuore è una proprietà privata. Dobbiamo decidere noi a chi dare l'accesso in profondità e a chi non dare l'accesso in profondità. Perché? Perché noi abbiamo una responsabilità, dobbiamo essere i guardiani nella nostra vita. E la Bibbia non dice custodisci il tuo cuore se tutto va bene. La Bibbia non dice custodisci il tuo cuore se accanto a te hai persone sane. La Bibbia dice custodisci il tuo cuore contro tutto e contro tutti, se è possibile. Siete un po', non so se siete annoiati, siete addormentati, siete accaldati, siete, volete qualcosa, non so. Vi offriamo un succo di frutta, qualcosa, avete bisogno di zuccheri. Ci siete? Muovete un attimo la mano così. Portala in alto la mano. Ok. Vi leggo la definizione così per come nel libro, così da non distruggere i diritti d'autore. La prima personalità complicata è il carro armato. Dice così, queste persone tendono ad intimidire gli altri a causa del loro atteggiamento. Loro hanno sempre ragione e tu hai sempre torto. Non attaccarti per questioni insignificanti o di orgoglio, non vale la pena combattere. Se proprio devi affrontarlo, sii diretto. Tendenzialmente sono persone così distaccate affettivamente che non sentono dolore, ma causano più dolore di qualsiasi altra persona difficile. Cioè, quelli che hanno sempre ragione, che tu puoi dire, io ieri dicevo questo, non so chi lo dicevo, però ieri dicevo questo, io non sopporto, no ieri, forse in questi giorni, non sopporto quando tu devi ascoltare l'opinione che ti viene data, ma la persona che ti ha chiesto la tua opinione e della quale tu hai già ascoltato la sua, ti ha fatto una domanda per importi la sua opinione. E di base, di quello che tu hai da dire, non gliene frega niente. Voleva solo che farti l'assist affinché lui o lei potessero sfogarsi. Non serve a niente discutere. Persone con le quali, se davvero ci sono motivi importanti, devi discutere, però devi discutere sapendo, devi essere sicuro di te e non devi traballare nelle loro convinzioni. Se sai che questa persona ha un atteggiamento così stabile, è una persona distruttiva, devi assolutamente essere diretto senza filtri. Il giochi dei buonismi, della caramellina dolce, non serve, perché è una persona che tendenzialmente è superficiale nell'affettività, quindi ti ferisce molto di più di quanto lui sia ferito. Quindi tu devi essere diretto per scuoterlo, per provare a salvare e afferrare qualcosa da lui o da lei. Personalità numero due. La personalità, chiaramente io ne ho prese alcune, ce ne sono molte altre, ho preso quelle che mi sembravano più idonee a noi. La personalità numero due è la personalità vulcano. Una persona è imprevedibile come i vulcani, può scoppiare da un momento ad un altro, è inavvicinabile, rimani calmo. Quelle persone che tu devi controllare sul calendario, chissà se oggi è il giorno sì o il giorno no, sai, a volte molti capi sono così, prego che il giorno in cui chiederò le ferie sia il suo giorno sì, perché se fosse il suo giorno no, non solo mi toglie le ferie, ma mi fa fare 10 straordinari in più. Le persone imprevedibili, ok? Quindi quella gente che tu devi guardare lì, devi fiutare un po', vedere come va, e poi in base a come va decidere se dirgliela o non dirgliela la cosa, decidere che fare. Allora, quando la gente è così ed è in preda a una sua esplosione, non ti conviene alimentarlo. Per esempio, vediamo il caso che c'è stata una discussione ed è iracondo, ok? È in preda all'eruzione vulcanica. Quando è così, non serve continuare a discutere allo stesso livello, perché distruggerai il tuo cuore e la persona non comprenderà che sta distruggendo il tuo cuore, perché in quel momento è nell'impeto del proprio sfogo. Quando è così, cosa bisogna fare? Dice,
rimani calmo, portalo fuori dalla folla, fai uscire il vapore, non interromperlo e poi cerca di riportarlo alla realtà, perché tendono ad esasperare le cose. Quindi quando esasperano le cose, tu inizi a minimizzare ogni esagerazione e inizi a fargli vedere quali sono le responsabilità delle loro azioni e cerca di fargli vedere come davvero ha creato un caos con una reazione esplosiva e non si può permettere di fare una roba del genere. Terza personalità, il frignone. Tendono ad imbronciarsi, sono pieni di autocommiserazione e cercano gli altri per soddisfare i propri desideri. Mettono il broncio per manipolare gli altri, creano un'atmosfera pesante e ricorrono al silenzio per attirare l'attenzione. Non so se avete mai avuto l'onore di frequentare persone così. Dice: mettili al corrente che chiunque al mondo ha problemi, responsabilizzali della situazione che hanno creato senza coprirli e invitali a stare a contatto che hanno davvero problemi, perché loro in realtà non sono reali problemi, è soltanto un atteggiamento ricorrente che hanno. Perché vi sto dicendo queste cose? Perché davvero noi siamo scaduti in quelle cose, siccome siamo cristiani dobbiamo subire. Non è vero. La Bibbia dice: custodisci il tuo cuore, non dici subire. Se tu stai subendo qualcosa, tipo, non lo so, tu stai predicando il Vangelo e qualcuno ti sta deridendo, quello lo devi subire. Perché dice: beati voi quando sarete ingiuriati. Ma non dice: beati voi quando sarete ingiuriati. Quando voi sarete ingiuriati a causa del mio nome. Abbiamo dimenticato questo. Quando togli una parola della Bibbia cambia totalmente il significato della frase. Noi non dobbiamo stare lì ad accollarci qualsiasi cosa perché siamo cristiani, ma dobbiamo accollarci qualsiasi cosa quando siamo ingiuriati per il fatto che siamo cristiani. La Bibbia dice: beati loro. Beato vuol dire felice fino a suscitare invidia. Vuol dire che quando noi saremo accusati ingiustamente, Dio ci benedice, perché dice: beato e felice fino a suscitare invidia. Tu stai soffrendo lì, stai morendo lì, pagando il prezzo della non reazione, pagando il prezzo del non rispondere, pagando il prezzo del rimanere gentile, pagando il prezzo dell'offrire l'altra guancia, ma Dio ti renderà felice fino a suscitare invidia. E la Bibbia ancora dirà che i nostri oppositori ci guarderanno e desidereranno quello che noi abbiamo. Ma il problema è che molte volte ci facciamo calpestare perché non abbiamo carattere e ci chiudiamo dietro la parola: ma sono cristiano. Il cristiano non è una persona senza carattere. Gesù Cristo era una persona con carattere e con un carattere fermo e deciso. Gesù era umile, e umile non vuol dire uno che si faceva calpestare da tutti, perché Gesù non si è fatto calpestare da tutti. Vi risulta che si è fatto calpestare da tutti? Quando il suo tempo era compiuto, le mani degli altri sono state messe addosso a lui, altrimenti no. È vero o no? E quante volte noi, perché abbiamo un disequilibrio del concetto cristiano, pensiamo che non dobbiamo mai avere voce in capitolo, pensiamo che dobbiamo essere quelle personalità che spariscono davanti agli altri. Noi siamo chiamati ministri del Dio vivo. Ministri vuol dire gente di polso, persone che hanno carattere e hanno davvero attributi e caratteristiche per fare la differenza in mezzo a una società storta. Basta essere qua perché siamo cristiani, è una falsa giustificazione non biblica. I qua non possono essere cristiani. Vi risulta che Pietro era un qua? Vi risulta che Giacomo era un qua? Vi risulta che Paolo era un qua? Gente che ha avuto il coraggio di guardare in faccia la morte e di rimanere lì sfidando la morte. È vero o no? E tante volte noi, perché ci offendono, piangiamo per un mese e non frequentiamo più la chiesa perché ci hanno offeso. Arriviamo al lavoro perché non ci hanno salutato, gli portiamo il muso per un mese e loro devono venirci a chiedere scusa. Sai la Bibbia che dice? Se sai che qualcuno ha qualcosa con te, lascia la tua offerta e va a riconciliarti. Ma come, lui è stato? Non importa. È sempre quella storia come quando due fratelli litigano e arriva la mamma: ha cominciato lui. Non importa chi ha iniziato, adesso vi chiedete scusa. Tu sei cristiano, se tu sei cristiano vuol dire che tu non hai tempo per offenderti. Se tu sei cristiano vuol dire che tu non hai tempo per essere permaloso.
Se tu sei cristiano, vuol dire che tu non hai tempo per parlare male degli altri. Se tu sei cristiano, vuol dire che tu non hai tempo per serbare rancore. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa. E se Gesù avesse alimentato tutte queste ferite nel suo cuore, che ne sarebbe stato di noi? Pensa tu, Getsemani, momento cruciale. Vengono per, cioè, tra un po' arrestano Gesù. Gli ha già detto in tutte le lingue, tutte le salse del mondo, che lui sarà, che lui morirà. Fa l'ultima cena con i discepoli, lava i piedi ai discepoli. Arrivano nel Getsemani. La Bibbia sa che dice? Vediamo, lo leggiamo. Prendiamo per esempio Matteo 26, prendiamo la versione di Matteo 26, al verso 37. Guarda cosa dice. E così prese con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, quindi i loro amici, i due, cioè gli amici intimi di Gesù, non tutti i dodici, gli amici intimi di Gesù, e cominciò a essere triste e angosciato. Cos'è? Un'emozione negativa, giusto? Gesù prova emozioni negative, perché le emozioni negative non sono un peccato, sono dei campanelli di allarme per lavorare il nostro cuore. Guardate cosa fa lui con l'emozione negativa. Allora disse: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate con me. Cosa fa Gesù? Prega, veglia sulle sue emozioni, non le lascia andare. Non fai il risentito e il permaloso, ma lavora le sue emozioni. È andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Poi tornò dai discepoli e li trovò addormentati. È come per dire, cioè, tu vedi uno, gli apri il cuore e dici: guarda, mi è appena successo questo, puoi sostenermi, puoi pregare per me, puoi accompagnarmi. Le persone più intime, arrivi e loro sono impegnati in altro, assopiti e storditi da altro. Come ci rimani tu? Sapendo che tra un po' morirai per loro, cioè, oltre al danno la beffa. E lui dice, verso 40, e disse a Pietro, a chi disse? A Pietro, uno dei suoi: così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E poi dice di nuovo, rifà la stessa cosa. E poi la fa di nuovo. E se lui si fosse offeso, tutti noi non saremmo qui oggi. Amen. Sei d'accordo con me? E torniamo alle nostre, ne mancano tre. Il guastafeste, la quarta persona di cui noi parleremo adesso, è il guastafeste, colui che vede il problema in ogni situazione. Solitamente non si assume la responsabilità dei propri atteggiamenti e comportamenti negativi. È colpa dell'altro, oppure la risposta sarà: sono fatto così. Bisogna fargli notare che hai fiducia in lui, ma che al momento è un intralcio. E se non cambia, questo lo dico io, metti un fin qui e non oltre, allontanalo. Che non vuol dire, tipo, se è una persona di casa tua e poi dice tu, allontanalo vuol dire non puoi totalmente aprire il tuo cuore, perché lo distruggerà. Questo è quello che noi dobbiamo imparare. Non è che perché la gente intima ha il diritto di calpestare il nostro cuore, fin qui e non oltre. Ti do la possibilità di avere accesso nella mia vita, ma se abusi della proprietà del mio cuore, io dovrò metterti un fin qui e un non oltre. Farà male, ma farà meno male se tu continuerai a distruggere il mio cuore. Lo spazzino, personalità numero 5. Amano ricordare e raccontare le ferite subite per opera degli altri. Curano le loro ferite e si aggrappano ai loro spiriti malati. Di solito tendono a parlare sempre male dell'altro e generalizzano o esasperano le affermazioni. Vedi che tutti la pensano così, per esempio. Sfida la loro affermazione cercando di bloccarli quando esagerano. Quelle persone, non so quanti le hanno conosciuti, ne hanno conosciute di persone così, che sempre ti raccontano tutti i loro malanni. Sempre. E continuano a da buttare veleno contro gli altri e non fanno nulla per risolvere e guarire
il proprio cuore, perché non è un problema avere un problema, ma il vero problema è quando noi abbiamo un problema e non lo risolviamo. Il problema è problema se è risolto. Se il problema viene risolto, non sarà più un problema. E Dio, che è buono, che ha creato i dettagli profondi della nostra vita, Lui sa quanti capelli abbiamo in testa. Ci sono angeli che contano ogni capello che cade. Ci sono angeli più impegnati di altri, tipo gli angeli di Daniele sono ormai in pensione. Anche quelli di Piero, anche quelli di Libero. Loro, i loro angeli li prestano tipo a me e a Valeria, che ne perdiamo milioni di capelli. È vero, pensa tu, se Dio non ha per te una soluzione per guarire il tuo cuore, ma quanto hai voglia di essere guarito e di essere risolto in quello. Ultimo, il consumatore. Coloro che evitano le proprie responsabilità, ma chiedono tempo ed energia ad altri per trarne beneficio. Si fingono deboli per farsi aiutare. Con questa personalità bisogna fare molta attenzione, perché sono persone che hanno la tendenza a farti sentire in colpa. Quindi quando già sai che hai davanti una persona così, devi già stabilire prima, e se sei una persona che tende a cambiare, scriviti quali sono i limiti che metti a te stesso e quali sono i limiti che metti a quella persona. Perché? Perché quando loro azioneranno il pulsante della colpa, ti indeboliranno se tu non sei fermo e rimani saldo in quello che hai detto. Amen. Aiutali a prendere una responsabilità, ma se loro scelgono di non prendere la responsabilità, tu non potrai ammalarti. Puoi continuare a pregare per loro, ma sappi che anche se continui a ritrattare l'aiuto che gli dai, gli farai soltanto del male, perché l'importante è che loro comprendano che hanno una responsabilità. Quello che Dio ci chiede è di amare di vero cuore, chiedendo saggezza a Dio. Noi dobbiamo davvero comprendere che se ogni scontro, se tutti gli scontri che noi avremo saranno gestiti in maniera sana, quegli stessi scontri rafforzeranno una relazione. Se non saranno gestiti in maniera sana, ci sarà una brusca fine prima o poi. Quello che dobbiamo fare è affrontiamo la persona con cui abbiamo un conflitto senza scappare, ripercorrendo i fatti, cercandolo di fare non quando siamo nel culmine dell'espressione dell'arrabbiatura, perché tutti abbiamo già fatto questo errore, perché saranno soltanto le nostre emozioni negative a parlare, non vedremo più nulla di buono nella persona. Dobbiamo essere precisi nel raccontare cosa ci ha offerto e non offeso e non per sommi capi, e dobbiamo sentire, avere il tempo di ascoltare anche l'altra campana. E molte volte, quando noi sentiremo l'altra campana, le cose a volte si aggiustano da sé, se non siamo persone orgogliose. Se siamo persone orgogliose, chiaramente impiegheremo più tempo. E un'altra cosa, che una volta che abbiamo chiarito, dovremmo non serbare più rancore per quella persona. Questo vuol dire essere cristiani. Non vuol dire a prescindere calpestami, non vuol dire vengo dal Perù, fammi quello che vuoi tu. Vero Roxy? La prima volta che ho raccontato questo, che ho detto questa cosa in chiesa, Roxy è venuta da me alla fine del corso. Oh, vedi che ci sono peruviani in chiesa. E c'era forse Fulvio e la sua famiglia che erano con noi per le prime volte. Io. Però è una cosa che ho sempre detto, vengo dal Perù, giusto per fare la rima, vengo dal Perù, fammi quello che vuoi tu. Però davvero noi dobbiamo comprendere questo, che non è così. Noi dobbiamo imparare a proteggere il nostro cuore da ferite che possono condizionare la vita che Dio ha per noi. È quello di cui stiamo parlando. Non parlo di non devi subire niente, dai vieni a fare, non lo so, dai dammi una, aiutami a lavare i piatti, no, perché sennò il mio cuore viene ferito. Parliamo di cose che compromettono la tua vita con Dio. Non accambiamo scuse ora, domani la mamma, dai rifatti il letto, non ferirmi. Non stiamo parlando di quello, perché dobbiamo essere obbedienti ai nostri genitori, così i nostri giorni saranno lunghi sulla terra. Amen. Ok, vi chiedo di alzarvi, così vi sembra che stiamo per finire. E voglio davvero chiudere dicendoti le ultime due cose mentre sei in piedi, così cambi posizione. Dio ti ama,
ma no, non devi chiuderti dietro la scusa: Dio, siccome mi ama, mi capirà e capirà il perché io agisco così. Dio ti ama e ti dà la possibilità di guarire innanzitutto, e poi ti dà la possibilità di proteggere il tuo cuore affinché le sorgenti d'acqua viva non siano più compromesse da ora in poi. Però ricordati una cosa, che Dio ha una bontà equilibrata e non ha un buonismo. Sai cosa dice la Bibbia? Romani 2,4. Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà. Nessuno di noi vuole disprezzare le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento. Dio è così buono che ti spinge a cambiare. Non è così buono che ti spinge a rimanere nella condizione dove sei per secoli. Dio è così buono che ti costringe a cambiare. Se tu stai vivendo un Dio che ti ha seduto in una sedia, ti sta mettendo la mano sulla testa e ti sta alimentando la tua autocommiserazione, sappi che non è Dio, è frutto di un'emozione distorta che ti fa vivere Dio così. Ma la bontà di Dio ti spingerà sempre a cambiare e a tornare ad essere la versione migliore di te, quella che Dio ha creato, quella che Dio ha voluto e quella che Dio ha profondamente desiderato sulla terra. Amen. Chiudo dicendo questo: smetti e smettiamo di vivere una vita mediocre. E ho letto una frase che mi è piaciuta un sacco, e hanno chiesto a qualcuno: cos'è la mediocrità secondo te? E questa persona ha risposto: secondo me la mediocrità è il peggio del meglio e il meglio del peggio. Pensaci, cos'è la mediocrità? Il peggio del meglio, ma è il meglio del peggio. E molte volte noi viviamo così, viviamo cercando di vivere il meglio del peggio, per dire c'è di peggio, noi non dobbiamo vivere il meglio del peggio e non dobbiamo vivere neanche il peggio del meglio, dobbiamo vivere il meglio del meglio che Dio ha per noi e dobbiamo essere ostinati fino a viverlo, fino a raggiungerlo, sapendo che il Dio che ha detto puoi custodire il tuo cuore, puoi vivere in maniera sana, ci ha dato un esempio in Gesù, ha dato Gesù che può simpatizzare con noi in tutte le nostre debolezze, è lo stesso Dio che vuole che abbiamo cuori risolti per vivere una vita diversa, per vivere una vita appagata e affinché sorgenti d'acqua viva potessero sorgere e sgorgare attraverso di noi. Amen. Non accontentarti del buono quando c'è di meglio. Smetti di accontentare di ciò che è buono se c'è ancora di più. Smetti di accontentare di qualcosa che già è discreta se sai che c'è un livello migliore. Amen. Chiamo Franci sul palco e Miki. Sì. Voglio invitarvi a chiudere i vostri occhi. Facciamo un pregone. Questo tempo di riflessione con sincerità, sine cera, vuol dire senza cera, senza apparenza, senza doppiezza, senza maschere. Nostro Dio, Dio è un Padre buono, Lui è colui che ama la nostra vita più di quanto noi stessi riusciamo ad amarla, ed è questo quello che deve entrarci in testa, che se Dio pretende, tra virgolette pretende qualcosa da noi, è perché sa che per il nostro bene. Se tu custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, sei tu che diventi un canale di acqua viva. Dio rimane Dio, anche se tu non fossi più un canale di acqua viva. Dio ti amerà lo stesso, ma cambierà totalmente
il tuo vissuto sulla terra. Prendi questo tempo davvero per ringraziare Dio che Lui è un Padre buono. Prendiamo questo tempo un attimo per adorarlo, per ringraziarlo. Sei Dio, noi crediamo fermamente che tu sei Dio, noi crediamo in te e tu sei la forza che muove tutta la nostra vita e tutta la nostra esistenza.
noi arrendiamo completamente la nostra mente, i nostri pensieri, i nostri conflitti e i conflitti più profondi del nostro cuore. Noi ti chiediamo perdono per tutte quelle volte che consapevolmente o inconsapevolmente abbiamo permesso a ferite, a situazioni, a persone di distruggere la proprietà privata e intima del nostro cuore. Ti chiedo perdono per tutte quelle volte che i nostri cuori sono stati abusati, feriti, traditi, umiliati, per tutte quelle volte che hanno subito ingiustizia, rigetto. Io prego che davvero il sangue di Cristo Gesù, che è stato versato non solo per guarire, per liberare dal peccato, ma è stato versato nello stesso modo per guarire le malattie, per guarire il cuore, per guarire l'anima. E noi crediamo in quest'unzione di guarigione potente che viene dalla fede nel tuo nome, che viene dalla fiducia del tuo nome, nel nome di Cristo Gesù. E noi proprio invochiamo il tuo nome adesso. Invochiamo il tuo nome adesso nel nome di Gesù. Invochiamo il tuo sangue adesso. Proprio io prego che una guarigione profonda, un altro livello di guarigione, un altro strato di guarigione possa raggiungere la profondità di persone che stanno lottando per la propria guarigione. Io davvero prego che ora siano demoliti i pensieri e i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Cristo. Io prendo autorità sopra ogni mente che sta lottando contro la volontà di Dio per le persone nel nome di Gesù. Io ordino ora ogni mente negativa ora sia spezzata nel nome di Gesù. Ora ordino ogni mente manipolativa, ogni mente che ha pensieri, che produce pensieri in conflitto con quello che Dio ha per noi, la decreto ora interrotta nel nome e nell'autorità del nome di Gesù. Io fede, credendo che ora è spezzato ogni mente malata e fermata nel nome di Gesù. Ora decreto chiuse le orecchie di persone che continuano ad ascoltare voci di cose non vere nel nome di Gesù. Tutte quelle volte che arrivano suggerimenti di paura, tutte quelle circostanze che ti fanno paura, tutte quelle situazioni che sai e pensi di non essere in grado di poter affrontare, ora nel nome di Gesù chiamo una guarigione profonda per l'autorità e per la potenza che viene dal nome di Gesù. Noi crediamo in un Dio potente, in un Dio che dice quello che fa e che fa quello che dice. È un Dio che dice che se noi possiamo avere un cuore sano, vuol dire che tu puoi guarire il nostro cuore rotto. Gesù, tu sei morto sulla croce con un cuore rotto, perché tu hai subito e hai preso su di te tutto quello che noi avremmo sofferto nel tempo. Tu hai preso su di te i nostri tradimenti, le nostre umiliazioni, le nostre ingiustizie, i nostri abbandoni, i nostri rifiuti. Hai preso su di te i nostri complessi di inferiorità. Hai preso su di te tutte quelle immagini distorte che ci impediscono di vivere dentro il tuo disegno. Dio, tu ci hai creati in modo perfetto, di nulla mancanti. E il tuo desiderio è che noi viviamo sulla terra in modo irreprensibile, nel nostro intero essere, occupandoci del nostro corpo, ma molto di più, occupandoci della nostra anima che vivrà eternamente, che rimarrà viva eternamente. E davvero ti chiedo perdono per tutte quelle volte che abbiamo avuto degli abusi, per tutte quelle volte che siamo corsi ai ripari per una febbre fisica e per tutte quelle volte che abbiamo permesso a continue lame di perforare nel nostro cuore e continuare a ucciderci ancora. Perdono per tutte quelle volte che non siamo stati in grado di avere un pugno fermo, una mano ferma e dire fin qui e non oltre. Io non ti permetto di andare oltre. E ti chiedo perdono per tutte quelle persone che hanno subito da piccoli e non sono stati in grado di difendersi e per molto tempo si sono colpevolizzati di questo. Tu non hai colpa. In quel caso lì tu non hai colpa. Ma la tua colpa è se continui a colpevolizzarti. Tu sai che non hai colpa. Tu sai, hai pensato mille volte a questa cosa e mille volte ti sei data una risposta: io non ho colpa, mi è accaduto lo stesso. Ma Dio vede nel segreto. Dio vede quello che è successo. Questo è il tuo tempo del riscatto. Questo è il tuo tempo di venire fuori.
non è tra un tempo, e questo è il tempo, e il tempo è maturo da un po', e tu lo sai. Non scappare, non scappare come hai sempre fatto. Quello che è stato finora lo sai bene, perché hai fatto sempre la stessa cosa. Di fronte al bivio hai scelto di scappare, ma Dio ti dice: c'è una chiamata molto più alta per te, c'è uno stile di vita molto più alto di quello che pensi di aver raggiunto. Quello che tu oggi hai è davvero niente rispetto a quello che io ho già preparato per te. Affronta il tuo cuore una volta per tutte, senza scappare. Non c'è più nessun giudizio, nessuna condanna, non c'è nessuna vergogna, non c'è nessuna sporcizia. Smetti di sentirti sporco. Il sangue di Gesù ha già lavato e purificato ogni vergogna. Signore, guarisci questo cuore ora nel nome di Gesù. Riempi di coraggio per una svolta decisiva nel nome di Gesù. Alleluia. Signore, vai in profondità. Il motivo per cui tu hai voluto per noi questa parola, che davvero possa essere raggiunto nel cuore, nella vita di ciascuno. Signore, io prego per un popolo guarito, prego per un popolo edificato, per un popolo che si rimette in piedi dopo la tempesta, per un popolo che rimane in piedi in mezzo alla tempesta. E voglio pregare per un popolo dalla pelle dura, e voglio pregare che questa chiesa non sia una chiesa qualsiasi. Prego per ministri, prego per una generazione di ministri, per persone che hanno il coraggio di essere cristiani in ogni tempo, per persone che non si volgeranno indietro. Io prego per persone semplici, per persone vere, autentiche, per persone che hanno un cuore ardente, un cuore appassionato, un cuore desideroso di vedere la tua volontà attraverso di loro, per persone affamate del realizzare il piano benevolo per la loro vita, persone curiose, persone che vogliono collaborare con te a qualsiasi costo, persone che non accetteranno mai la mediocrità, persone che vivranno sempre oltre le proprie forze, oltre le proprie sensazioni, oltre le proprie emozioni del proprio cuore. E io chiamo un popolo che muore a tutta quell'emotività malata che sta distruggendo il tuo potenziale, e richiamo il vigore del tuo potenziale a guarire nel nome di Gesù. Guarisci, Dio, riporta la vita la gente che si è addormentata, riporta la vita le persone che si sono arenate perché pensano che ormai sia troppo tardi. Non è troppo tardi se tu sei ancora qui, se Dio ti sta concedendo ancora di respirare, e perché non è troppo tardi, non sprecare un'altra volta la tua vita e il tuo tempo nel nome di Gesù. Signore, io voglio davvero benedire ogni persona che è qua. Alza la tua mano, arrendi proprio in segno di arresa a Lui. Signore, voglio pregare che tu possa insegnarci a custodire il nostro cuore, che tu possa insegnarci ad essere gelosi. Metti in noi quella gelosia che non ci fa più perdere tempo in situazioni che possono essere risolte diversamente. Impediscici di perdere tempo con le persone che non hanno voglia di cambiare. Impediscici di sprecare il nostro cuore, il nostro tempo dietro a persone che hanno scelto di fare diversamente. Insegnaci però ad amarli, insegnaci a pregare e insistere con una preghiera fervente. Signore, davvero chiamo una generazione dei guardiani del cuore, persone che comprende che tutto il tuo potenziale non è nel nostro corpo, non è nella nostra realizzazione materiale, neanche fisica, non è soltanto nell'avere un buon aspetto, ma il potenziale è nel nostro cuore. E io prego per cuori sani in grado di guarire altri cuori. Io chiamo cuori contagiosi di fede e cuori che in ogni circostanza difficile si ricorderanno come fronteggiare la circostanza e non permetteranno più a persone malate di ammalarli ancora.
Dio, benedico questa chiesa. Grazie per queste persone, grazie per questa domenica e grazie per questa parola. Grazie per quello che tu hai iniziato in noi, grazie per quello che tu stai continuando a fare. Grazie perché il meglio sta per arrivare. Grazie perché finora sono accadute tante cose buone, ma c'è ancora il meglio che noi vogliamo afferrare e che non vogliamo assolutamente perdere. Noi nel nome di Gesù facciamo la nostra dichiarazione di fede, prendiamo posizione decretando che noi non vivremo di mediocrità, ma noi vivremo di ogni abbondanza che tu hai preparato per noi, sapendo che Gesù Cristo è morto finché quell'abbondanza arrivasse fino a noi, e noi non sprecheremo nessuna goccia del tuo sangue e nessuna parte lacerata del tuo corpo, sapendo che tutto quello che tu hai patito è un beneficio per noi. Nel nome di Cristo Gesù, Dio, riempici di te e benedicici.